Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. In questo gameplay stiamo affrontando questa zona innevata, ghiacciata, che come vedete si chiama Passo Fresia e che tecnicamente abbiamo già per la maggior parte superato arrivando al villaggio di Alabi. Ma che tecnicamente ricordatevi che ci manca ancora una parte da esplorare di questo passo. Noi ora stiamo andando verso il picco congelato, mi sembra si chiami, o meglio stiamo sul picco congelato. E infatti ci sono dei Coromon di tipo ghiaccio a sbarrarci la strada. Blitzen non l'abbiamo mai trovato selvatico. E potremmo quasi quasi catturarlo, ma preferirei sfruttare i suoi punti esperienza per allenare il nostro Volcadon, perché sicuramente ci sarà un titano di tipo ghiaccio ad aspettarci e voglio che il nostro Volcadon sia di livello bello alto, altrimenti sarà un casino. Speriamo di portarlo almeno a 60. Non so a che livello possa essere il titano di ghiaccio, a dirvi la verità. Strumentino nascosto dove? Là, nel sasso. E nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo state gradendo, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Coromon e di iscrivervi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti. Qui si continua a salire. Di qua c'è uno strumento, forse quindi di qua non si sale, perfetto. Un frutto Delle. Ok, e di qua si va nel ghiaccio, quindi aspettiamo un attimo, Andiamo a vedere cosa c'è da quest'altra parte. Oh, di qua si va avanti, ok. Ce l'abbiamo fatta. Quella lì è la grotta. Aspetta, chi è quel tipo laggiù? Ma Thomas? Lo conosci? Cosa ci fai tu qui? Glacial, mi dispiace. Se non lo faccio io, loro faranno del male a Nicola. Wow, è un bel problema. Buona fortuna, Glacial. Ah, lui ci lascia così proprio. Thomas, di cosa parli? Loro, i Vuboniani, mi hanno dato questi abomini e mi hanno obbligato ad aspettare che arrivassi tu qui per rallentarti. Mi dispiace, ma non mi hanno lasciato scelta. Vi ricordate chi è Thomas? Tra l'altro con 5 Coromon. È il tizio che era stato catturato nell'ottavo o settimo episodio, quando eravamo sull'isola di Voltgar. Ok, contro di lui è un casino, davvero un casino. Perché non sappiamo il loro cioè non sappiamo cos'è super efficace contro di loro. Tecnicamente, da quello che ho capito, nulla è super efficace contro di loro. Infatti non è molto efficace. Il mega assorbimento potrebbe farci discretamente male. Ok, nemmeno tanto in realtà. Buono, questo Scintilla ci saluta subito, Tempesta di fuoco di nuovo e addio. Tra l'altro sta nevicando. Ok, anche se non è molto efficace non importa. Quindi il tipo fuoco contro questo... Oh, spinta corporea sbloccato, non è male. Però è fisico. E tra l'altro spinta corporea sarebbe super efficace contro i Coromon di tipo ghiaccio. Noi contro i Coromon di tipo ghiaccio con Volcanon usiamo già dell'altro. Millidon, tra la sua evoluzione. Andiamo ancora con tempesta di fuoco. Anche se non è molto efficace, questo fa un bordello comunque di danno e forse possiamo addirittura scottarlo. Ok, vai ancora con tempesta di fuoco. Boom. Ok, non l'abbiamo scottato. Medusa, cosa fa? Beh, ci ha fatto molto male. La difesa fisica di Volcanon è diminuita. Io direi a questo punto di usare un bel taglio profondo e poi dileguarci. Non ha colpito, dai. Dai. Che sfiga, oh. Quello che fallisce in quel momento, devo pure riposare qua. Ma se riposo tanto muore, quindi... Cosa riposo a fare? Vabbè, riposiamoci. Tanto muore comunque, perché gli farà un attacco, immagino ora. Medusa, appunto. Addio Volcadon, è stato bello conoscerti. Però ne ha già uccisi... Ne ha ucciso uno Volcadon e basta. Ora direi mandare Beralis. E usare una bella palla di neve. Vediamo cosa gli fa il ghiaccio. Se anche questo è poco efficace. Mi sa di sì, appunto, non è molto efficace. Mega assorbimento. E continua a farci male questo Millidon. A questo punto proviamo con taglio profondo anche noi. Non gli fa niente. Però abbiamo aperto la ferita sanguinante, ok. Sabbie mobili, non dovrebbe farci troppo. Infatti,
È un bel tanchino per Alice, eh? Sembra, ma è un bel tanchino. Ok, lui deve fare un pisolino e questo vorrà dire che lo uccideremo con palla di neve. Perfetto. E il sangue farà il resto. Tosto questo Millidont, eh? Tosto. Arcturus. Sarebbe tipo ghiaccio lui, ma non è tipo ghiaccio. Proviamo con Spruzzo, vedere quanto danno gli facciamo. Pochissimo. Se colpisce 3 volte, però no, 2 volte. E non è molto efficace. Cioè, vedete? Ok, cosa c'è di diminuito? La velocità. Ha pure pupazzo di neve lui, pessima cosa. Cerchiamo di fargli raggio di mutilazione. Di applicargli ferita profonda. Ok, non fallire per favore. Buono, non ha fallito. Almeno questo inizierà a sanguinare. Perfetto. Vabbè, l'attacco fisico di Veralis aumenta, ma a noi non interessa, perché tanto morirà ora. Raggio cristallino, appunto. Però ha usato un po' di PL, tipo, eh. Arcturus un po' di PL li ha usati. E sta grondando sangue dalla ferita. Arcturus è diventato un blocco di ghiaccio, perfetto, meglio. A questo punto manderemo, direi, qualcuno che possa picchiarlo fortissimo. Ecliptar. Ok, gli diminuisce pure l'attacco. Pupazzo di neve, ok. Andiamo con Forza Lunare. Che lui deve anche riposare. Oh, questo gli fa male. E non è molto efficace, vedete? Cioè, non c'è niente che sia efficace contro questo tipo. Buono, colpo critico, ottimo. Anche questo è andato. Ecliptor ha risvegliato parte del suo potenziale, continuiamo ad aumentare velocità e attacco speciale. E anche Beralis ha risvegliato parte del suo potenziale, ottimo così. Oh, Ukaklou. Ok. Andiamo di potere lunare. È ben riposato, quindi tankerà un po' di danno, ma lui in teoria non dovrebbe avere molta difesa speciale. Infatti un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Questa è una pessima cosa. Aumenta il suo attacco fisico e già di tantissimo è... Ha già un attacco fisico potentissimo lui. Però questo gli dovrebbe fare molto male. Bene, così. Bolle di sapone. Non è fisico, in teoria, questo. Quindi è stato stupido a farlo. Un altro potere lunare. E va giù. Anche Ukaklou. Buono. 54 per Ecliptor. Meglio di così non si può. E Volcadon ha risvegliato parte del suo potenziale. Tutto in attacco speciale. No, è diventato un blocco di ghiaccio. Lumasect, speriamo che si scongeli. No, non si scongela. Sciame scioccante, questo fa male. Appunto. Scongelati. Ok, buono. Potere lunare, vai. Fa male, eh. Non è molto efficace, ma fa davvero male. Frutto giuba, bravo, bravo Ecliptor. Riposiamoci, va bene. Se serve, serve. Un altro sciame scioccante. Ok. Ed ora io quasi quasi andrei di voodoo. Tentiamo la sorte e vediamo di colpire qualcuno. Ah, non colpiamo per primi? Merda, allora muore. Niente da fare. Ecliptor è esausto. A questo punto tocca Dugterra. Dovrebbe resistere agli attacchi di tipo elettro. E usiamo sabbia mobile. Taser ci paralizza, cacchio. È paralizzato, non può muoversi, però che sfiga, raga. Cioè, sabbie mobili. Bush, cos'è? Sì, ma due paralisi di fila abbiamo beccato, eh. Due paralisi di fila. Lui fa pure un pisolino, tranquillo, tanto noi siamo paralizzati. Ole, attacca. Non dovrebbe essere molto efficace nemmeno questo, in teoria, infatti. Però perlomeno la velocità diminuisce. Potremmo fare morso velenoso per provare ad avvelenarlo. Vai. Buono il danno. Colpo critico. Ed è pure avvelenato. Ottimo. Ottimo, ottimo. E a questo punto un altro bel morso velenoso. Non rimanere paralizzato. Buono. Addio, Lumasect.
Bene così. Volcadon al 53, ottimo. Abbiamo finito, ok. Pensavo ne avesse un altro. Buono. Oh no, oh no. Questo è terribile. 23.000 gold per questa vittoria. No, ho fallito. L'oscurità ci circonda. È un disastro. Ed è tutta colpa mia. Se solo fossi stato abbastanza forte da resistergli, non sarebbe successo. Fatti forza, non mi sembra che sia stata colpa tua. Non preoccuparti, Glacial, mi prenderò io cura di Thomas, tu fai ciò che devi. Grazie. Io ho la mia missione, tu hai la tua. Buona fortuna. Ok, ora però dovremmo tipo curarci Coromon, altrimenti come cacchio facciamo? Entriamo qui, vediamo cosa c'è un attimo. Ok, no, effettivamente è un dungeon, quindi non possiamo. Con i Coromon messi così non possiamo. Allora, torno indietro, curo i Coromon e ci rivediamo qui al piccogelo. Rieccoci qui, appunto, su il picco gelato, ma prima di andare là, nella zona dove c'era la caverna, vorrei vedere cosa c'è qui. Vorrei vedere proprio cosa c'è da questa parte, insieme a voi ovviamente. Non voglio farlo tagliando il video. Ok. C'è effettivamente una zona diversa. Non ci sono strumenti nascosti, almeno non qui. Qua è per tornare indietro, mentre qui sopra... Ah, ok, siamo ritornati sul Freesia Pass. Qui infatti non eravamo andati prima. Quindi la strada che avevamo preso nello scorso episodio era quella giusta. O meglio, 2 episodi fa. Perché qui dovrebbero esserci solo vicoli ciechi in teoria, no? Esattamente. Qui sopra non ci eravamo andati, però è un vicolo cieco. Tac. Strumento, Pearlio, ok. Tu? Ah, un allenatore, ok. No, 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 no. Non è sicuro lottare qui, specialmente sul bordo. Giusto, e qui? Va bene. Niente, sul picco gelato hanno messo tutte le idee più stupide che gli sono venute in mente, ma sono bellissime. Ok, lui è di tipo normale, ricordiamocelo. Humby. E andiamo comunque di tempesta di fuoco. Trascendente, cos'è? Quanto danno mi ha fatto, scusami? Vediamo quanto danno gli faccio a noi invece. Non male. Però non voglio che il mio Volcanon muoia, sinceramente. Quindi squadra. Mandiamo in campo Rhinobaz. Humby è fortissimo. Sonde, ok. Attenzione, eh. Attenzione. Qua deve usare folata tempestiva e deve essere più veloce. Ok, non ci farà troppo danno. Fortunatamente non ho usato l'attacco di prima, altrimenti ce l'avrebbe shottato. Proprio easy, ce l'avrebbe shottato. Folata tempestiva dovrebbe fare abbastanza danno, esatto, da tirarlo giù. Ok, 53 per Rhinobaz, ottimo. E 54 per Volcadon. Bulbrute. Ok, lui è di tipo fuoco. Quindi la terra dovrebbe farmi. No, ok, acqua e... Cambia ancora, ma andiamo a Caplow. Acqua e vento. Va bene, Bulbrute, cosa mi vuoi usare? Lava. Ok, mi scotterà. No, non mi ha scottato. Meglio. Spruzzo e addio. Bulbrute. Potrebbe resistere ad uno spruzzo, perché ha una difesa molto alta. Ok, perfetto, però ha due, ovviamente, no. Addio. Punti esperienza un po' a tutti. Ukakuro non è più intrappolato. Ed ora tocca a Dissi. Ok. Dissi, potremmo forse shottarlo con graffio, ma ne dubito. Quindi squadra, cambiamo. E mandiamo Dagterra. Vai, vai. Folata tempestiva. Infatti ce l'avrebbe shottato Ukaclaw. Mentre noi con sabbie mobili shottiamo lui. Addio Dissi. Ah, è rimasto con un HP, davvero? Ed è confuso. Nube tossica. È rimasto con un HP. Dissi. Con sabbia mobile. Ok. Usiamo morsa a questo punto. Ok, insomma. Che sfiga però. Ukaklo ha risvegliato parte del suo potenziale. Attacco fisico e difesa fisica. Buono. Perdere mi sta bene se lo faccio in sicurezza, giustamente. L'importante è quello.
Quindi, consiglio numero 4, sporgersi verso il precipizio non è molto sicuro, ma la vista ne varrà la pena. Facciamolo anche noi? Ok, non succede niente qui. Strumento invisibile da qualche parte? Sì, dov'è? Non vedo dov'è. Ah, qui sopra, ok, non lo... sono stupido. Mossa istantanea, neve sporca, ok. Perfetto, anche qui non c'è nulla, giusto? No. E così facendo abbiamo esplorato al massimo anche il passo Fresia, giusto? Qui non c'è nulla, in teoria. Esattamente. Diamo un'occhiata veloce. Oh oh, Crybeast. Perfetto per prendere un po' di esperienza. Vai. Tempesta di fuoco. E addio Crybeast. Credo almeno, addio, sì. Con tutto l'attacco speciale che ha Volcadron, voglio dire. Ok, ed è già quasi a livello 55, eh. Ottimo. Qui sotto non c'è più nulla. Perfetto, allora io taglio e ci rivediamo con i Coromon curati di nuovo all'entrata della caverna. E eccoci qui all'entrata della caverna. Ed ora entriamo. Caverna congelata. Oh, subito un Coromon. Vediamo chi possiamo trovare qui. Ok, credo siano gli stessi Coromon del picco congelato e del Fresia Pass, immagino. Ok, vediamo se il ben riposato regge. Anche se sono di livello più alto, eh. E infatti lo fa reggere. Forse non l'avrei nemmeno scioccato in realtà. Hanno una difesa questi Coromon altissima. Una difesa speciale più che altro. Perfetto. 4000 punti esperienza per un Coromon selvatico. Alla faccia. Ok. Esploriamo un po' questa grotta, eh. Là sopra c'è uno strumento, perfetto, già un vicolo cieco. Un altro Crybeast. Potente questa volta. Ok. Ho già catturato un Cairo, un Cryo potente. Quindi non mi interessa catturare anche lui, sinceramente. Se lo tiro giù, tanto meglio. Picchi congelanti. Anche perché non lo utilizzerò nella squadra. Il mio Pokémon, il mio Coromon di tipo ghiaccio ce l'ho già. Vai, tempesta di fuoco di nuovo. E addio. Fosse stato perfetto, la situazione sarebbe cambiata, quello sì. Possiamo prendere quindi questo strumento. 6000 di oro, niente male. Strumenti nascosti da nessuna parte e si può proseguire. Coromon selvatici permettendo. Ok, enigma di ghiaccio. Allora, devo arrivare lì, quindi... vediamo un po', eh. Ecco fatto, tac e via. Non sembrano esserci Coromon selvatici, invece sì, eccoli qui. Un Blizzan, bello comunque lui, eh. Molto bello. Però dovrebbe essere shottato da questa tempesta di fuoco. Dovrebbe prendersi un bel colpo addosso, eh. E infatti, shotto. Buono, buono, mi piace quando viene shottato in questo modo. Botto di punti esperienza per Volcadon e via. L'ho detto, spero che arrivi almeno a livello 60 prima di arrivare... Per cui non ci sono strumenti, però possiamo prendere questo strumento. Prima di arrivare al titano, pietra di fenice. Ok. Facendo così si arriva qui, però facendo così... No, non riusciamo ad uscire. Allora, per uscire da lì... Proviamo, eh. Dovrei arrivare lì. Dovrei arrivare lì. Cioè, dovrei arrivare qui, no? Uso il mouse così almeno. Così facendo dovrei passare da qui praticamente. Ah, ok, no, forse ho capito. Posso fare così. Così, ok. Era molto più semplice di quello che pensasse. Un Pitterbite, davvero? Strano vedere un Pitterbite qui. Facciamo che usa una tempesta di fuoco. Vediamo quanto danno gli faccio. Non dovrebbe avere una difesa speciale altissima lui. Infatti è stato shottato pur non essendo super efficace. 2000 punti esperienza, no, si buttano via. Meglio di niente.
Un altro Coromon selvatico, eh? Bello lui, no, bellissimo, questo lo voglio. Lamort, lo voglio. Allora, taglio profondo. E iniziamo a mettere il sanguinamento. Ok. E in più ci boostiamo l'attacco. Lui usa folata. Questo è super efficace se non mi sbaglio. Sì, porco cane. Mi ha shottato Volcadon. Allora, mandiamo Dagterra. No, non volevo mandare... Vabbè. Vabbè, allora, morso velenoso. E me l'ha intrappolato dentro con i picchi congelanti. Non posso toglierlo dal campo. Si avvelena? No. Ok, altro morso velenoso. Esplosioni ghiacciate. Ma è fortissimo questo Grammot, tra l'altro. Cioè, guarda che danni che fa. Ok, che è di un livello più alto dei miei Coromon, però... Minchia, andiamo Beralis. Usiamo un altro taglio profondo. Folata, non è molto efficace. Non dovrebbe ucciderlo in teoria, infatti. E mo lo catturiamo. Spinner dorato, anzi... Usiamo lo spinner di ghiaccio per lui, che è fighissimo questo Coromon. Dovrebbe essere catturato, eh. Spinner di ghiaccio, vita rossa, Coromon di ghiaccio. Così. Perfetto. Guardate quanto attacco speciale ha. Ci credo che me l'ha shottato. È altissimo questo attacco speciale. Raro, ok. Rarità raro. Fortissimo sto tipo. Lo tengo, ovviamente. No, gli do un soprannome e lo inviamo al deposito. Ok, Beralis al 53. Dagterra al 55, ok. Mo' però, devo tornare al centro Pokémon a curare il nostro Volcadon, che è quello che deve essere allenato. Non posso andare in giro con Volcadon morto. Anche perché è una grotta piena di Pokémon di tipo ghiaccio. Ed è l'unico che può fare qualcosa contro Coromon di tipo ghiaccio. Proviamo ad andare avanti un po'. Ho messo davanti Ecliptor. Vediamo se dopo questa zona... c'è magari un piano che ci permette poi di ritornare direttamente qui. Allora. Devo arrivare in qualche modo lì. Devo arrivare qui per poi scendere, ok? Devo arrivare qui. Per arrivare qui, bloccato qui, devo sfruttare probabilmente questo sasso. No, questo. Devo arrivare da qui. Devo arrivare in giù da qui, quindi devo arrivare qui. Probabilmente allora devo arrivare contro questo sasso. Proviamo, eh. Tipo facendo così. Così. No. Così è sbagliato. Da qui. Possiamo andare qui sotto. Poi possiamo andare qui, qui e qui. Però da qui. Possiamo andare qui, qui e qui. Poi di nuovo qui, poi di nuovo qui. Poi di nuovo qui. Qui, 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 qui e qui. Perfetto. Fatto. Avete capito? Qui, qui, qui e lì. Lì c'è uno strumento. Vabbè, ho usato questo giusto per sicurezza che non ce ne fossero altri in giro. Spinner platinato e Coromon selvatico. Sono di tipo slime. È di tipo elettro, ricordiamocelo. In essere riesco a catturarlo. Potere lunare non dovrebbe shottarlo. Ok, appunto. Taser. Va bene. E oggetti. Catturiamolo. Spinner statico ce l'abbiamo, sì, vai. Dovrebbe entrare, eh. Vita quasi rossa, Coromon elettrico, spinner statico, infatti. Diamo un'occhiata al nostro Magmire. Magnamire, anzi. Ok, molto equilibrato come Coromon, non comune. Spinta corporea, armatura melmosa, cosa fa? Aumentando la sua difesa fisica di 2 stadi, niente male. Ok, anche questa abilità l'avevamo già trovata. Lo tengo. No, gli diamo un soprannome. E sostituisci, no, invia a un deposito. Ecliptor quasi al 55, niente male. Ed ora vediamo appunto se posso... Checkpoint raggiunto. Perfetto, quindi ora torno al centro Pokémon e ci rivediamo... O meglio, al centro addestratori e ci rivediamo qui con i Coromon curati. E rieccoci qui al secondo piano con un Coromon selvatico immediatamente. Un altro Glamoth! Ok.
No, qua bisogna stare attenti, perché ce lo shotta. Proviamo a vedere se riusciamo a shottarlo noi. Tra l'altro, Volcanon è salito di un livello mentre venivamo qui e ha imparato calore. Picchi congelati, ok, questo non ci fa niente. Più o meno. Tempesta di fuoco, vediamo se riusciamo a shottarlo noi. In Pokémon questo Coromon qui sarebbe di tipo coleottero ghiaccio, quindi sarebbe tipo per 4 di debolezza. Però qui è solo di tipo ghiaccio. Ok, la faccia del Coromon raro comunque, abbiamo trovato due volte su, boh, 5 Coromon selvatici. Strumento invisibile e senza repellente, ok. Proseguiamo. Umbrizion. Vai. Tempesta di fuoco. Calore comunque evoca una ondata di calore. È come neve o crepuscolo, quelle cose lì. E gliel'ho messo perché potrebbe essere utile in alcuni scontri. Ok, e penso che potrebbe arrivare a livello 60 prima di arrivare effettivamente al boss, eh. Con tutti questi Coromon selvatici, di sicuro. Tra l'altro sono di livello altissimo. Vai, tempesta di fuoco. Questi sono tutti punti esperienza gratis per il nostro Volcadon. Vai così. Ha risvegliato anche parte del suo potenziale. Siamo quasi a 200 di attacco speciale, eh. Ma la faccia. Ok, diamo un'occhiata se ci sono strumenti invisibili. No, però c'è questo strumento. Frammento di fenice, ottimo. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo arrivare là in fondo, quindi dobbiamo arrivare. Faccio di nuovo vedere, eh. Andiamo giù un attimo. Dobbiamo arrivare qui per forza. Per arrivare qui, dobbiamo arrivare qui. Andandoci. Quindi possiamo fare così. Ah, già fatto, ok. Semplice. Avete capito come risolvo io questi enigmi di ghiaccio? Poi certe volte mi ingarbuglio anch'io, però. Vado a ritroso praticamente. Vedo dove devi arrivare alla fine e vedo qual è l'unico modo per arrivarci. Ok, qui facciamo fuga. Non ne vale la pena per quei pochi punti esperienza. Strumento. E senza potente, niente male. Vediamo un po' dove dobbiamo arrivare qui, eh. Dobbiamo arrivare qui. Quindi, vado un attimo giù per vedere la visuale. Dobbiamo arrivare qui. E posso andare ancora più giù? No, ok. Allora. Vedete, dobbiamo arrivare qui noi. Il che vuol dire che dobbiamo arrivare qui. Il che vuol dire che dobbiamo arrivare qui. Vuol dire che dobbiamo arrivare dall'alto. Dobbiamo arrivare qui noi, quindi dobbiamo arrivare qui in qualche modo. Ok, ho trovato. Da qui facciamo così, 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 così. Vediamo, se ho fatto giusto. Oh, un Ghostlime. Non ho interesse a combatterlo, però. O meglio, Magnamire, che è la sua evoluzione. Ora, no, io dovrei. No, ho sbagliato, scusatemi. Questi Coromon selvatici. Ok, lui invece lo prendo. Volentieri. Vai. Tempesta di fuoco. Però no, ben riposato, quindi non lo uccido in un colpo. Mannaggia lui. Chissà che attacco mi fa. Esplosioni ghiacciate, che non dovrebbe farmi troppo male. Sperando non colpisca 3 volte o no mi congeli. Mi ha tirato giù la difesa speciale, ma non è un problema perché questo è 100% di precisione. E addio, Crabist. Punti, buono così. Allora, noi dobbiamo. Aspettate, ma quello posso muoverlo? Questo posso muoverlo? Un secondo, eh. Ah, è. Ok. Attenzione, abbiamo anche dei sassi che si possono muovere. Ah, però non ti fermi qui. Infatti. Perché dovresti arrivare qui. Dovremmo usare i sassi per. Dovremmo usare questi sassi qui effettivamente. Anche se, vabbè, questo l'abbiamo spinto giù ed è andato qui. Quindi non penso ci sia modo di bloccarlo in qualche modo. Perché noi, vedete, noi dobbiamo arrivare qui. Per arrivare qui, l'unico modo è arrivare da sotto, da qui. Cioè arrivarci contro, spingendoci da qui e andando in questo modo qui, fino a qui. Noi per arrivare qui dobbiamo arrivare dall'alto. Ok? Solo che per arrivare dall'alto lì, un po' un problema, perché come fai?
Non c'è una via di... non c'è una linea retta libera. Dovresti arrivarci da qui. Da qui arrivi contro qui. E da qui scendi. Ok, noi dobbiamo arrivare qui in qualche modo. E per arrivare qui dobbiamo in qualche modo bloccare. Bloccare questa zona con i sassi. Immagino. Proviamo un secondo. E questo posso spingerlo oltre qui. Oh, ah, ok, possiamo spingerli oltre in qualche modo. Quindi... allora, noi dobbiamo bloccare. Questo è tosto, come indovinello è tosto. Perché noi bloccando questa parte qui. No, scendi di uno. Così. Solo che noi facendo così andiamo di qua adesso. Mentre noi dovremmo bloccarci qui. Non c'è modo ovviamente di bloccare qui. Cioè il sasso, se non lo spingiamo in questo modo, va qui. Non si ferma qui. Quindi dovremmo usare quest'altro sasso in modo da spingerlo qui. Dobbiamo portarlo questo qui dall'altra parte, da là, e spingerlo qui sotto. Spingerlo da qui. Non so se avete capito. Questo sasso, spero non ci siano ancora mosse selvatici ora perché interromperebbero un po' il ritmo. Però riportiamolo su. Punto. Try Beast, vai. Luccichio? La precisione è diminuita, no, via, allora. Non voglio stare qui a fare una battaglia lunghissima perché magari faila alcune cose. Ora noi possiamo andare su e portare, o meglio, buffa. Rifacciamo questa cosa qui, vai. Spingiamo il sasso oltre, ecco fatto. Ah, però aspettate, non posso andare in alto. Ops. Ho fatto la cazzata. Perché qui ora io non posso spingerlo in giù. E mo come faccio? Non c'è modo di attirarlo a sé? Perché se adesso lo spingo lì sono proprio fottuto, non posso più muoverlo. Strano. Posso bruciare magari questo ghiaccio? Come se fosse una sorta di alberello? No. Posso usare... aspettate, forse posso usare lo spaccapietre. Questo, sisma. Non succede niente però. Questa è tosta. Oh, un Ambi! Si può trovare selvatico qui. Bello. Trascendente, questo fa malissimo. Non so per quale motivo è un attacco che fa malissimo. Ok, gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Cambiamo Coromon. E mandiamo... qualcuno che possa resistere al suo trascendente, qualcuno con alta difesa, quindi Uka Claw. Voglio provare a catturarlo, Ambi. Mega assorbimento, ecco questo magari potevo anche risparmiarselo, dato che volevo catturarlo. Ed è tornato un po' su con gli HP. Proviamo con uno spinner normale, che lo è di tipo normale. Vediamo, eh. Buono! Vai. Attacco fisico altissimo, ora capisco perché mi faceva male. Ok, comune. Vediamo cosa fa esattamente questo trascendente. 90 di potenza, 100 di precisione, fortissimo. Il Coromon trascende i propri limiti naturali, infligge danni ma abbassa anche la propria difesa fisica e difesa speciale di uno stadio. Questa mossa va sempre per prima. Ah, tra l'altro. Minchia. Fortissimo. Mega assorbimento. Ok, ci sta. Occhio ipnotico, aumenta la sua precisione di due stadi, ok? E sonde, va bene. L'interno del Coromon è talmente incandescente che non può essere congelato. Interessante anche questo. Lo teniamo. Non gli diamo un soprannome, lo diamo al deposito. Ok, bisogna risolvere questo enigma di ghiaccio però adesso, eh. Quindi mettiamo avanti un secondo, cioè usiamo un repellente perché altrimenti qua non usciamo più. E devo avere la mente libera. Non posso ogni 3x2 avere un Coromon che rompe le palle. Allora. Essenza repellente. Vai, usa. Più deboli del mio leader, quindi possono uscire solamente Coromon di livello 60 superiore. Non so se possono essere trovati dei Coromon di livello 60 superiore qui. Il problema è che, cioè, boh. Come cacchio si fa qua?
Se io lo spingo lì, poi potrei spingerlo in alto. Aspettate. Potrei spingerlo in alto. Si fermerebbe lì. Oppure in basso, ancora meglio. Però no. Non funge comunque. Non funge comunque. Mi sa che quello lì è rimasto incastrato e devo entrare, devo uscire e rientrare dallo scenario. Altrimenti non me lo conterà mai. Ah, e devo pure rifarmi questo poi. Vabbè, abbiamo visto che questo non era così difficile in realtà. Usciamo e rientriamo dallo scenario un secondo. Ecco, fatto. Come vedete, non mi chiede se voglio andare all'ingresso della grotta. Cioè, ho dovuto farmi all'indietro tutta la strada. Mentre poi rientrando, me lo chiedeva. E vedete, questi tra l'altro non sono stati necessari per risolvere l'enigma. O meglio, solo uno. L'altro no. Ora, ok, siamo di nuovo qui. I sassi sono messi in maniera diversa. Ok. Ed ora bisogna vedere però come fare. Bisogna vedere proprio come fare qui. Perché questi sassi possono essere spostati. Tipo, qui sotto c'è lo spazio per spostarlo effettivamente. No, perché non posso andare più di così. Se io metto il sasso qui, poi non. No, forse posso girarli dietro comunque. Però mettere un sasso qui non avrebbe alcun significato. Tostissimo questo puzzle, tostissimo. Allora, io devo arrivare in qualche modo lì. Per arrivare lì, devo riuscire a mettere un sasso qui. In modo che poi possa andarci. Questi non posso usarli, vero? No. Togliamoci un attimo questo sisma, mettiamoci la spinta. Questi non posso usarli, no? Non posso spingerli giustamente. Quindi. Vedete, così vado in là. E non devo andare così in là. Dovrei scendere ancora di uno. Solo che questi sassi non saprei proprio come usarli. Perché se questo lo spingo, lui va in giù e non si ferma. Anzi, non posso proprio muovermi finché non si ferma. E mi fermerebbe qui, che sarebbe abbastanza inutile come cosa, no? O meglio, sì, è inutile perché qui posso arrivarci tranquillamente andando in fondo. Anzi, nemmeno. Nada. Potrei provare a metterlo effettivamente. Nope. Un Coromon più alto. Un Coromon al 60? Scusami, perché al 41? Ed è standard. È finito il repellente? Boh, vabbè, io mi prendo questi punti esperienza per carità, non li butto via. Però. Sembra strano. È finito il repellente e non ti dice niente? Sembra strano. Oggetti. Ah, è per 3 minuti, non per i passi. Ok. Ok, beh, esce qui effettivamente. Ok. E poi è un bel problema perché non so minimamente come superare questa zona. Non saprei proprio come farlo. Anche perché se tirassi poi quel sasso lì sopra. No, non servirebbe a niente. Ah, aspettate, l'ho fatto. Oddio, ma era. Come ci sono arrivato io qui? Un secondo, aspettate. Aspettate, non ho capito. Oddio, l'ho fatto e mi sono scordato immediatamente come l'abbia fatto. Io non chiedo nulla, niente, sono stupido in culo, ma ahimè è andata bene così. Vado a rivedermi in caso poi il video per capire da dove sono passato, perché mi stavo scervellando in maniera incredibile e l'ho fatto senza muovere i sassi. Boh.
Checkpoint raggiunto, buono. Così non devo più fare tutte quelle cose con i sassi. Ok, repellente l'abbiamo ancora più della metà. Andiamo. Nessuno strumento invisibile qui. Torta PS, buono. E lì però c'è una porta sbarrata. Qui posso usare il sisma, vero? Infatti. Buono. Buono così. Mentre qui sotto si va avanti, immagino, perché si sale. Qui cosa c'è? Ah, strumenti. Beh, qui penso basti fare così. Ok. Esplosioni ghiaccio. Coupon per guanto. E energigemma. Riduce il costo in più. Ok, questo ce l'avevamo già. E niente male questo sisma, eh. Mettiamoci quello per gli oggetti invisibili. Ok. Lì mi sa che c'è un oggetto invisibile, appunto. Per prenderlo bisogna fare così. No. Come si fa a prendere questo? Anche questo è strano, no? Cioè, tecnicamente, per arrivare qui, l'unico modo è tramite questa linea, vedete questa linea retta. Però qui non c'è nessun modo per bloccarsi qui. Cioè, anche andando in su. Ah, ok, così. Niente, sono stupido. Perché questo mi sembrava alto 2, non 1. Ok, non pensavo di poterci andare qui. Mannaggia me. Ok, qua altro enigma col ghiaccio. Questo è più semplice, in teoria. In teoria, non in pratica, a quanto pare. Beh, qui saremmo passati. Però voglio andare a prendere anche l'altro oggetto, perché sì. Mi piace l'altro oggetto e lo voglio. Per arrivare lì, noi dovremmo fermarci qui. Per fermarci qui, noi dobbiamo usare questo. Che arriviamo su e facciamo così. Per andare giù di qui, dobbiamo fermarci qui. E per fermarci qui, come cacchio si fa? Potremmo usare questo. Potremmo fermarci contro questo qui. Ah, dall'alto, ok, dall'alto probabilmente. Devo riuscire a tornare indietro un secondo. Secondo, eh. Ho capito come si fa. Da qui sopra, da qui scendi, tac 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 e tac, ok. Mega assorbimento, buono. Mega assorbimento mi piace. Ora però vorrei scendere, possibile? È possibile scendere se vai contro questo, o qui o qui. E per andarci contro questo. Oppure dall'alto, no, da qui no, non riesce ad arrivarci. E si scende qui. Secondo, eh. Forse così. E così però passi. Forse non ci si può arrivare da qui ed è un modo per tornare indietro? Mi viene da pensare, dato che comunque si va avanti da qui. Strumentino? Niente. Proviamo ad andare qui un attimo. Tanto checkpoint raggiunto. No, niente checkpoint raggiunto. Solamente uno strumento qui, un fruttocrani. Ah, ok. Ecco come si fa ad arrivare sotto. Avete capito? Avete intuito? Isole spumarine, ragazzi. Pokémon rosso fuoco. Si deve cadere dai buchi e si deve spingere questo sasso giù dai buchi, immagino. Quindi rimettiamoci la spinda. No, la spinda, ho detto. Allora, non prendermi per il culo, gioco. Spinta, bravo. Ok. E sono stupido. Questo è raro, lo ricordo, eh. Questo è raro, proviamo a catturarlo.
squadra, mandiamo qualcuno che resiste agli attacchi di tipo terra, ovvero da terra. O anche Uka Clover avremmo potuto mandare. Posizione da sumo lui fa. Ok. Vai, quindi noi usiamo morso velenoso. Trascendente fa malissimo. Colpo critico, e niente. E niente, colpo critico, signori. Cosa ci si può fare? Cosa ci si può fare? Spinta corporea. Non dovrebbe ucciderlo in teoria. Appunto. Pugno di pietra non dovrebbe farci quasi nulla. Ok, ma quanto ci fa? Quanto attacco ha sto coso? Ecco. È stato abbattuto, ti sta bene. La posizione da sumo è terminata e noi lo prendiamo con uno spinner dorato. È raro. È giusto che sia così. Malavit. Ok. Proviamo allora con uno spinner di sabbia. Ne abbiamo 15, vai. Adatto ai Pokémon di tipo sabbia. Buono. di attacco fisico e 146 di difesa speciale, niente male. Raro. Ok, questi colpi li conosciamo tutti. Ok, passiva, va bene così. Lo tengo ovviamente, non gli do un soprannome e lo invio al deposito. Ok. E qui devo uscire ed entrare perché ho fatto la cazzata. Esco, rientro. Rimetto il repellente, dato che non voglio incontrare 3000 Pokémon selvatici qui mentre faccio gli enigmi. Oggetti. Repellente, usa. Ecco fatto. E qui per l'appunto si deve fare da questa parte. Ed ora vai. In giù. Comunque sotto avevo intuito bene il fatto che non si potesse appunto risolvere quell'enigma. E questo dovrei portarlo là in teoria, giusto? Sì, immagino di sì. Altro Cormon? Sono già scaduti i 3 minuti? Ah, no, questo è dello stesso livello. Ok, fuga. Vediamo se riesco a portarlo là. Nell'altro buco, immagino. Vai. Sì, in teoria dovrei riuscire poi a spingerlo da questa parte. Ok, in su ancora. Ancora di uno. No, più di così. C'è spazio ancora per uno su, vero? No. Però posso fare il giro dall'altra parte? Vediamo, eh. Posso fare il giro di qui? Sì, ok, buttato. Un giro incredibile per buttare giù questo sasso che... Madonna, oh. Allora, vai. Strumenti invisibili? Sì, uno qui. Per l'appunto. Vai. Spinner normale, ok. Ah, tra l'altro noi non possiamo cadere dai buchi. E io che ero lì che cercavo di evitarli. Ed ora immagino che possiamo arrivarci lì. Vediamo, eh. Facendo così, così, così e così, appunto. Sembrava strano altrimenti. E altro strumento invisibile. Spinner ghiaccio. Buono. Questa cosa qui mi sa di se è arrivato alla fine. Se solo riuscissi. Ok. Vai. No, col cavolo che sei arrivato alla fine. Sapete qual è il problema, ragazzi? È che non... Ah, ok, ora me lo chiede. Buono. No, andiamo semplicemente al terzo piano. A che piano vuoi andare? Quarto. Ok, ora me lo chiede se voglio uscire dalla grotta del tutto. Che Cormon mi è morto? Dugterra. Vabbè, Dugterra non è indispensabile, anzi. Prendiamoci questa conquista e via. Uka Claw me lo tengo così, va bene. Continuiamo così, dai. Ora dobbiamo fare questo enigma. Ok,
Non so nemmeno dove bisogna uscire, sinceramente. Dobbiamo andare lassù. Ok, per andare lassù dobbiamo o arrivare qui, che però è virtualmente impossibile, forse arrivando qua, oppure arrivare qui, che è più probabile scendendo da qua. Dovremmo andare in alto, tipo. Andiamo in alto. Così, così, così. No, non lo prende. Ok, non è alto 2, infatti. Solito pezzo che mi frega. Solito pezzo che mi frega. Ok, riproviamo. Da qui, andiamo da questa parte. Poi andiamo su, andiamo di qua. Questo ci porterebbe, se noi adesso andassimo in su e poi di qua, questo ci porterebbe qui ed ad andare di qua. Oppure proviamo ad andare giù. Ok, no, giù è una cavolata. Rifacciamolo, però andiamo questa volta dall'altra parte. Su e andiamo di qua. Poi andiamo da questa parte, da questa parte di nuovo. Qui incontriamo qualcosa, sì. Questo ci blocca, spero, vero? Sì. No, niente, torniamo su di qua però. Devo arrivare su di qui, quindi devo arrivare qui in qualche modo. E per farlo posso arrivare da qui. E dovrei scontrarmi con questo. Ah, ma scusate, c'ero arrivato, no? Così, 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 così e torno giù. Ok, ero stupido. Ero semplicemente stupido. Ok, per arrivare qui invece dovrei fare così. Ok. Spinner di ghiaccio. Poi posso andare quassù e proseguire così. Proseguiamo, che abbiamo un altro strumento. Torta combo, buono. E qui si arriva giù. Possiamo andare quassù. Poi di qui. Di qui, di qui, di qui, di qui, di qui, di qui e di qua. Flawless! Non ho controllato se c'erano strumenti invisibili un attimo. La mia curiosità. Ok, non c'è niente. Qui invece? Sì. Ed anche un Coromon. Non ho visto se erano appena scaduto. Oh, caro Glamoth. Sì, era appena scaduto, dato che è a livello inferiore. Caro Glamoth, mi dai la tua esperienza, per favore? Beh, te lo chiedo per favore, ma ti ho appena tipo bruciato la vita. Quindi non è che avessi molta scelta. Livello 60 per Volcadon, ce l'abbiamo fatta. Vai, usando pure i repellenti, quindi non incontrando il massimo dei Pokémon selvatici che avremmo potuto incontrare. Checkpoint raggiunto. La musica è cambiata. Il setting mi sa tanto di boss fight. Quindi io torno indietro a curarmi e torno qui, tagliando il video. E rieccoci qui, al quinto piano, o sesto, mi sembra quinto, di questa grotta congelata. Proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare dove dobbiamo arrivare, per l'appunto. Oh, strumentino lì però. Ok, qui è letteralmente solo ghiaccio. Altro strumento lassù. E quello forse riusciamo a prenderlo. Nope. Questo però sì, adesso. Ok. Cannone di vetro, non è per niente male questo, eh. Non è per niente male. Questa musica così tranquilla mi dà un certo effetto. Soprattutto non sapendo dove stiamo andando.
Non sembrano esserci strumenti invisibili nelle vicinanze. Di qua non si può andare, ok. Quello lì, come si prende? Strano, eh? Qui tra l'altro sembra quasi impossibile tornare indietro. Andiamo semplicemente avanti. Senza sapere bene dove stiamo andando in realtà. Questo però in teoria ci arriviamo, sì. Una torta combo, buono. Ah, sopra c'è uno strumento. Invisibile. Che come facciamo a prendere? Forse così. Da sopra allora. Da qui. Tra l'altro il suono del ghiaccio è stranissimo. Da qui. Ok. Pietra di Fenice. Ottimo strumento invisibile. Il suono che si fa sul ghiaccio sembra quasi uno che fa slurp piuttosto che qualcuno che scivola sul ghiaccio. E quel segno è inconfondibile, ragazzi. Siamo arrivati. Checkpoint raggiunto. Siamo arrivati. Eccolo lì. Riusciremo a sconfiggerlo oppure no? Non so se abbiamo una squadra adatta. Perché il ghiaccio ci fa malissimo. Non so se convenga mettere Uka Claw come primo. Per togliergli subito la neve. Perché se parte la neve lui mette la pioggia e viene così subito annullato. Proviamo questa tattica, poi in caso c'è tempo per mandare dentro, come si chiama lui? Volcadon. Protettore, sei tu. Non è troppo tardi? Non ho più il controllo. L'equilibrio non tollererà più. Non tollererà più il mio elemento. Ora sento solo queste particelle oscure. Stanno lentamente facendo uscire tutto quello che c'è di buono. Velo a questo pianeta. E alla fine? Tutto si riduce a questo? Fallo, metti fine alla mia miseria. Beh, non combattere allora, no? Cioè, non shottarmi tutta la squadra se vuoi che metta fine alla tua miseria. Ok, non c'era neve, quindi potevamo anche non mettere lui. Sempre determinato, vorrei averlo notato prima. Allora, possiamo iniziare con... Allora, l'acqua gli fa meno danno, però il pesante gli fa male. Worse non sta facendo niente, attenzione. Molto efficace, però ne abbiamo tolto tanto. Quanta difesa ha sto Worse? Ho paura che poi inizi a contrattaccare, eh. Questo fa male, fa molto male, non riesco a stare a guardare. Se devo andare, andrò via con dignità. Mi sento rivitalizzato, appunto. Uka Claw è diventato un blocco di ghiaccio. Facciamo illuminazione. Potenziamoci l'attacco noi. Niente, moriamo shottati. Per l'appunto. Vabbè, Uka Claw non sarebbe stato utile in questa battaglia. Mandiamo Volcadon. Ok, vediamo un po' cosa fare contro Worst. Livello 65. Io direi di scottarlo come prima cosa. È immune, fanculo. Barriera di ghiaccio. Ah, è immune perché si è congelato, è immune agli stati. Però sarà immune al sanguinamento. Ok, non ci siamo scongelati. E una ferita sanguinante si è aperta, buono. Palla di neve, non dovrebbe farci troppo male in realtà. Infatti. E la pioggia si è fermata. Allora, io metterei calore. Vai, sì. Barriera gelida. Ok, cosa fa? Una barriera gelida per 4 round. Però sanguina, buono. Tempesta di fuoco. Vediamo quanto danno gli facciamo, eh. Niente male. Foschia. Aumenta la sua evasione. È immune ai cambiamenti di statistica negativi, ok.
Noi però abbiamo settato l'ondata di calore, il sanguinamento e l'abbiamo pure scottato. Buono. Ok, noi resistiamo a valanga, buono. Altra tempesta di fuoco. Poi in caso useremo una torta combo per tirarci su sia la vita che pie in un colpo solo. Zampillo, cacchio. Possiede una mossa di tipo acqua. Gli elementi del tuo Cormon, così forti, così perfetti. Mi rifiuto di rinunciare a tutto questo. Cosa fa? Dimostrami che puoi proteggere questo pianeta. Dimostrami che sei capace di proteggere. Cosa ha fatto esattamente? Allora, oggetti. Torta combo L. Su. Porca donna. Sperando che lui non usi ancora Zampillo, ma faccia qualche altra mossa un po' inutile. Ecco, infatti, esplosioni ghiacciate. Perché altrimenti me lo sciotta. Anche se già esplosioni ghiacciate, se colpisce 3 volte mi toglie quasi metà vita. L'ondata di caldo è finita, va bene. Però lui non è più scottato ora. Il colpo però se l'è preso abbastanza forte. Esplosioni ghiacciate. Ok. Fa male, fa molto male. Tiriamogliene un altro. Il sanguinamento comunque se l'è tolto, eh. Colpo critico, ottimo. Palla di neve, dovremmo resistere. In realtà abbiamo visto anche prima che non ci fa molto danno. Ottimo così. E questo dovrebbe porre fine alla battaglia. Vediamo. Tempesta di fuoco. Perfetto. Beh, lui si vedeva che non voleva proprio combatterci. Ci sta come cosa. Coca-Cola al 58, bene. Quella forza, quello spirito. Un vero salvatore, un vero protettore. Aspetta, percepisco 4 dei miei fratelli provenire da te. Ciò significa, con me incluso, che è rimasta solo una singola essenza titanica da preservare. Troverò quell'essenza, costi quel che costi. Tieni, prendi. La mia essenza si sta esaurendo rapidamente. Sto lottando per mantenere a galla questa forma fisica. Ti consegno tutto ciò che è rimasto di me. Fanne buon uso. Ok. Questo è tutto il mio essere. Cerca di averne cura. Molto bella la musica in questo posto. Vai ora. Dobbiamo trovare mia sorella. Starà combattendo come me contro questa energia oscura. Ok, non dobbiamo tornare indietro, infatti. Andiamo via di qui. Non ci sono strumenti invisibili, come è giusto che siano, li avrei messi nemmeno io in questa zona. Glacial, eccoti qui, finalmente. Le cose sono peggiorate. Questi frammenti se la stanno spassando alla grande, stanno spuntando in ogni angolo. Alavi non è più un posto sicuro. Greta è riuscita a convincere gli abitanti ad andarsene, ed è allora che sono arrivati questi scienziati nerd ad aiutarci. Conoscevano anche il tuo amico, quindi ho affidato quel tizio Thomas a loro. Parli della Lux Solis? Sì, esatto. Non vedevo cose simili da quando hanno costruito il centro addestratori nella nostra città, tanto tempo fa. Pare che diverse persone vogliono restare, nonostante la città sia un macello. Anche loro ti cercavano. Io devo andare a prendermi cura della mia gente. Buona fortuna, servirà a entrambi. Ok, missione aggiornata. E direi che anche per questo video in cui abbiamo sconfitto un altro titano, il penultimo, Vorst, il titano del ghiaccio, è tutto. Vi ringrazio per aver seguito questo video e vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se avete gradito questo video, a commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, come avete affrontato voi Vorst, se vi siete portati un bel Coromon di tipo fuoco cazzutissimo come ho fatto io, sciogliendolo di brutto, oppure se avete usato un'altra strategia. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glacial Sphere. È tutto, al prossimo video!